ora nessuno abbia attaccato il duca, l'ennesimo aristocratico che vive a palazzo e succhia la lingua. Non mi è mai piaciuta l'abbazia. Paolo aveva molte ambizioni. Ora sono infrante. Immagino che il duca Abele si sia divertito a distruggere il vecchio palazzo. Ho cari ricordi di quell'uomo. Poco. Ha sempre potuto contare sul sostegno delle finanze e della marina di Dunmore. Senza, forse avrebbe fatto un sano rispetto per la gente. Il timore del boia è sempre stato un valido strumento di motivazione per i sovrani. Allora, pronti? Mi sono già introdotto in diversi palazzi. Sono fatti per tenere fuori gli eserciti. Fermare un uomo con il cuore colmo d'odio è un'altra storia. Uccidere il duca Abele è solo una parte dell'enigma. Dovrete anche scoprire cosa custodisce per Delilah. Il tuo racconto su ciò che hai visto a casa di Stilton è stato criptico, il che mi sta bene. Il mondo è migliore con un po' di mistero. Ma una volta al Gran Palazzo, le tue azioni cambieranno il futuro di Karnaca per gli anni a venire. Ricordatelo. Chiunque mi sbarri la strada verso il duca Abele se ne pentirà. Meritano tutti di soffrire. Pronti a fare visita al duca? Andiamo. A palazzo, il duca ha un sosia uguale a lui per confondere gli assassini. Una mia amica lava la biancheria e dice che il sosia fuma, se può aiutare. Forse potreste parlargli, pare che sia un bravo uomo. Che lavoro infelice, fingersi un tiranno come il duca Abele. Ma perché non lo spodestano? Ha un esercito, controlla le miniere e godeva del vostro supporto dalla capitale. Alle feste del duca, i ricchi dissanguano il paese mangiando granchio bollito. C'erano feste simili anche a Dunwall, piene di adulatori per Emily. Mi veniva voglia di tornare per le strade di Serkonos. State dimenticando cosa significa. Io guardavo le luci di quelle feste dal tetto della macelleria abbandonata in cui dormivo, nel distretto sommerso. So che hai dovuto lottare. Dopo anni a corte, di nuovo non sono nessuno.
Ma non scorderò quello che ho visto qui quando sarò di nuovo alla torre di Dunwall. Tornare a Karnaca mi ha fatto capire molte cose. Bene. Quando avrete eliminato il duca, scoprite cosa custodisce per Delilah e prendetelo. Una volta finito, vi recupererò con la barca. Che entra deve arrivare a destinazione. Per questo lo chiamano mercato nero. Non può restare qui. I legittimi proprietari potrebbero cercarla, o la Gran Guardia potrebbe scoprirci. Perché questo ritardo nella consegna? Betty teme che ci scoprano? Quello che gestisce la bottega è nervoso, ma se ci lasciassero scaricare la nave... Ho un buon amico al negozio. Fornisce protezione da anni alle botteghe del mercato nero, qui a Karnaca e a Callero. Quindi non ci sono rischi. Come si chiama il tuo amico? È un segreto. Tratta con me e con nessun altro. È una sicurezza. Che fame. Forse sarebbe ora di mangiare. Aspetta a me controllare quella roba. A volte penso che faccia finta di non sentire. Conosco le leggi di Karnaca. Le leggi cambiano. Il duca ha dato alla Gran Guardia l'autorizzazione per creare nuove tasse, se necessario. Domani avrò i sigari. Sa chi altri avevo da comprare uno? L'orologiaio. Serafina, la
sua bottega è bruciata. Già, i miei rapporti dicono che sono stati gli urlanti. Ma nessuno sa... Che succede? Che succede? Hai visto qualcosa? Ah. Pensavo di aver visto qualcuno qui. Diamo un'occhiata in ogni caso. Dannazione! Che succede qui? La fortuna che ho sarà l'uccisore della corona. Più tardi ripulirò il tuo sangue. Muori! Sempre qualcuno che dice di aver visto un assassino mascherato o altre idiozie. Io dico che è un falso allarme. Allora, vediamo. Cos'è stato? Oh, merda! Forza! Succede? Un momento! Che succede qui? Cerchi uno scontro? Un momento. No! Dannazione! D'accordo, idiota! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ti prego!
strutture adiacenti ai muri del Gran Palazzo. Ha avuto ampio preavviso. Avrebbe dovuto trasferirsi, signore. 3 decreti ridicoli in una settimana. Non pensavo sarebbe mai successo. Beh, è così. Ora ci lasci lavorare. Ehi, qualcosa non va. L'assassino mascherato. Sì, le ciabatte non erano al loro posto. E ora... Questa camicia puzza. Mi serve un uniforme di ricambio. Un momento. C'era qualcuno qui poco fa. Allora, vediamo. Cos'è stato? Pensavo di aver visto qualcuno qui. Diamo un'occhiata in ogni caso. Ucciso Paolo. Il duca se ne prende il merito.
Maledizione! La guardia! C'è nessuno? Non farmi cercare dappertutto, non ho tempo per queste cose. Cosa? Nessuna pietra! Cosa? No! Dannazione! Sono a un passo dal Gran Palazzo. Credo di aver visto... No! Ora vedrai come mi sono guadagnato i gradi! Non hai scampo!
Ares. Che succede a questa città? Non scapperai! In ginocchio dinanzi ai tuoi superiori! No! Torna qui! Non serve fuggire! No! Più tardi per... Capitano, conosco le leggi di Karnaca. Le leggi cambiano. Il duca ha dato alla Gran Guardia. Che succede? Chi si...
Di avere degli spiccioli dietro. Che mistero quel volto coperto. Che strano, vestirsi così, ma a volto coperto. Dai pure un'occhiata in giro. La nostra bottega è superiore alle altre, credimi. Ah, cerchi i progetti per l'equipaggiamento. Nemmeno i posti familiari della città. Proprio un bel affare. Non si può vivere. Molto bene. È un piacere fare affari con te. Non avrei dovuto mangiarlo. E ora la pago. Ecco che succede a essere sempre mezzi morti di fame. Forse dovrei chiudere la bottega finché la polvere non si posa. La battuta di caccia là sul mare. Questa volta no! Thank you.
il codice, ma l'ho lasciato sulla nave. Niente eccezioni. O hai il codice o non ti faccio entrare. Ordini del capo. Forza, apri questa porta. Che non posso. Stai sprecando tempo. Degli oggetti nel cuore della tua patria. Un palazzo più grande e sontuoso di quello che hai lasciato tanto tempo fa. Provi nostalgia? Riuscirai a sentirti ancora a tuo agio a Dunwall, sempre che tu faccia ritorno. Hai visto la sofferenza qui, la decadenza, ma, caro Corvo, avresti mai mosso un dito se il Duca non avesse fatto del male a Emily? Sii sincero. In ogni caso, so cosa cerchi. Il cuore che porti può contenere un solo spirito alla volta. Quindi, se vuoi andartene con un pezzo di Delilah, farai meglio a lasciare qualcosa in cambio. Monster mode.
polvere ovunque, non c'è modo di pulirlo. Mio cognato voleva convincermi a fare il minatore. Non intendo morire in fondo a un buco. Vediamo cosa dice. Tutta l'organizzazione è una seccatura. Far coincidere. E i codici per la porta. Sarebbe più facile recuperare e consegnare direttamente le merci. Oh, salve. E non dimenticarmelo, il codice per la bottega del mercato nero è il vino di Serconos e meglio delle prigioni di Tibia. Idioti! Un sacco di gente se ne vuole andare da Carnaccia. Me l'ho detto, ma non voglio sbagliare. Ci sono i soldi. Mi ascoltano mai. Sporco. La prossima volta tengo la bocca chiusa. No, no, sì. Maledizione! Hai il volto coperto. Temi che qualcuno possa riconoscerti. Merda! Visto? Visto? Te l'avevo detto! Ora sì che si ragiona. Per le palle dell'esterno. Niente scherzi, eh? Dai un po' nell'occhio. Ti conviene non farti notare troppo dalle guardie. Il vino di Serconos è meglio delle prigioni di Tivia. E la gonorrea di Gristol è meglio della gotta di Morley. D'accordo. Abbastanza debiti. No, no, no! Un momento. Ah.
fare due chiacchiere con il cuoco.